Caspar Capparoni alla Pellicola d'Oro, che importanza ha questo premio, anche a vari significati, anche quello forse della ripartenza, no? Beh, come dico sempre, le ricorrenze, gli eventi servono in qualche modo per far sì che si possa condividere anche con gli altri, con le persone dello stesso ambiente, anche non quelle che sono le proprie sensazioni, i propri progetti. E visto che veniamo da un anno e mezzo di in porosità, siamo fermi tutti quanti più o meno, ecco, speriamo che sia un viatico per poter dare inizio a quelle che sono i progetti futuri. E ti ho sentito dire prima che siamo un po' in convalescenza, un po' tutti quanti, non solo il mondo dell'arte, del cinema e dello spettacolo, ma proprio tu. Sì, senza dubbio non c'è distinzione, anche se devo dire che noi siamo stati quelli più colpiti, perché vuoi o non vuoi siamo stati i primi a essere chiusi, gli ultimi ad aprire, anzi credo che ancora ci siano delle grosse problematiche, perché al di là delle belle parole, dei bei propositi, poi ci sono i fatti, e i fatti dicono che i teatri, al di là dei pochi spettacoli, con uno o due massimo personaggi, con un tool nero, non penso che si possa fare di più, anche perché nessuno metterebbe in gioco, diciamo, no, un'operazione più impegnativa così al buio. E quindi al di là dei buoni propositi poi ci sono i fatti. Per ultima cosa, accennavi ai progetti futuri, tu insomma ti abbiamo visto al cinema, in teatro, in televisione, dove ti rivedremo presto? Stiamo lavorando a dei progetti che ho in cinema, progetti di cui sono autore e spero di farne anche parte come regia, che è quello al cui io mi sto dedicando di più in questo periodo, anche perché voglio cambiare un po', a meno che non ci saranno delle occasioni particolari per tornare davanti, ma ecco. Devi girare anche dietro. Esatto, trovo molta soddisfazione anche in questo tipo di lavoro. Che accenno, un indizio su cosa stai preparando? È una questione di scaramanzia, non per... Ma noi portiamo fortuna, eh? Sì, lo so, ma come si dice, in questo ambiente a volte le parole vanno come il vento, e per una questione di scaramantica, ecco, scaramantica, cerco di detenermi. Però è cinema. Cinema. È cinema, è regia, è un'operazione molto particolare, inusuale per l'Italia, e quindi diciamo che siamo sulla buona strada, dai, ecco, diciamo. Per ora ci basta, in bocca al lupo, grazie mille. Grazie a voi e in bocca al lupo a tutti.